Allora, benvenuti a questo cerchio sciamanico sulla Grecia antica dal titolo Empedocle lo sciamano. E abbiamo qui con noi come nostro ospite relatore graditissimo questa sera Angelo Tonelli, che è uno dei massimi grecisti in Italia, forse anche nel mondo. E quindi io direi che possiamo iniziare. Vi spiego un pochino il cerchio come funziona. Ci sarà una presentazione, diciamo così, del tema, lo svolgimento del tema di questa sera, che lo farà Angelo, che ci darà un'introduzione su quello che è Empedocle, quello che sarà tutte le conoscenze che ha inglobato Empedocle, e poi alla fine di questa lunga spiegazione, introduzione, illustrazione della figura di Empedocle nell'antica Grecia, faremo un viaggio esperienziale, quindi faremo un viaggio con il suono del tamburo e ci connetteremo e vi spiegheremo prima come fare questo viaggio. Quindi questo più o meno sarà la struttura di questa sera, e quindi preparatevi poi a viaggiare anche. Però adesso, prima di fare il viaggio vero e proprio, ascoltiamo Angelo, che ha da dirci delle cose molto molto interessanti riguardo la filosofia dell'antica Grecia e in particolar modo di questa figura molto importante che è Empedocle, che ha lasciato un'impronta non indifferente nella Magna Grecia, in Italia. La città di Agrigento, è stata la sua patria, credo, fino alla fine, insomma, anche se lui era originario della Grecia, mi pare. Non so, Angelo, se poi magari correggimi se ho detto qualche cosa non precisa. E quindi questi incontri, questi cerchi sciamanici hanno proprio lo scopo di andare a conoscere e a scoprire quelle che sono le tradizioni e le pratiche sciamaniche dei nostri antenati, delle nostre terre, perché anche se stiamo parlando della Grecia, stiamo parlando della Magna Grecia soprattutto, e quindi stiamo parlando di quell'area dell'Italia meridionale che è stata una fucina di idee, di pensieri, di scritti, molto antichi, e che ha influenzato in maniera importante anche tutta quella che è la nostra cultura, e quindi anche quello che ha formato la nostra società in cui viviamo. Spero, ecco, chi non ci sente vuol dire, vabbè, magari mando un messaggio dopo per chi ha problemi di non sentire, però mi pare che siate tutti collegati. Vabbè, quindi prego Angelo. Allora Angelo, oltre a essere un studioso della Grecia antica, è anche un praticante sciamanico, è uno studioso dello sciamanesimo, nonché autore di parecchi libri, tra cui uno che si chiama Empedocle, io ce l'ho qui. Non l'ho studiato tantissimo questi giorni, a dire la verità, però sì, cioè, vedi che ho i frammenti, mi sono piaciuti tantissimo, però non ho guardato le altre parti, però è un libro molto bello, perché non è tanto i frammenti, ma poi l'interpretazione che dà Angelo, la lettura che dà Angelo di questi frammenti. Però andiamo oltre ai libri e andiamo alle esperienze pratiche. E grazie Angelo di essere venuto, e prego a te la parola. Grazie carissimo Nello. E dunque, per chi non ci fosse stato la volta precedente che abbiamo parlato di sciamanesimo greco, ricordo questo: sì, con Empedocle siamo nella Magna Grecia, siamo in Sicilia, siamo ad Agrigento. Poi, più o meno contemporaneamente, fiorivano grandissime esperienze in Magna Grecia, anzi direi che la Magna Grecia
quindi la nostra cultura fondamentalmente, è veramente forse più pregnante da un punto di vista mistico-sapienziale che non quella della Grecia Atene, per intenderci. È vero che in Grecia fioriscono i misteri eleusini, che sono un po' la base di tutto, però qui da noi abbiamo figure potentissime. Abbiamo Parmenide a Elea, quindi in Campania, che era, oltre che grande sapiente, grande mistico, grande legislatore, era anche un sacerdote di Apollo guaritore, quindi rientrava nella schiera degli iatromanti, degli cosiddetti iatromanti, no? Ed era capace di guarigione, praticava con ogni probabilità, come le praticavano i pitagorici, l'incubazione nelle grotte, l'incubazione per raggiungere stati di concentrazione attraverso forme di deprivazione sensoriale. In Magna Grecia viene Pitagora e si insedia proprio in Calabria, Crotone, a Metaponto e altre città del nostro sud. E poi, sempre in Magna Grecia, abbiamo anche un grandissimo sofista, Gorgia, a Leontini. Ecco, quindi, teniamo conto che noi abbiamo tra i nostri antenati e nel nostro DNA, per usare un linguaggio complementare, tutta questa dimensione potentissima di carattere mistico, sciamanico, iniziatico e sapienziale. Spiego cosa intendo per sapienziale. Non intendo una persona che sa tante cose, ma la sofia, rispetto alla filosofia, è l'essere radicati in stati di coscienza unitari e illuminati, quindi incarnare in un modo di essere la realizzazione spirituale, che consiste sostanzialmente nella realizzazione della propria unità con tutto il cosmo e in una forma di consapevolezza conoscenza. Quindi nella dimensione sapienziale è fondamentale il modo di essere, il modo di vivere. Esisteva proprio un modo di vivere pitagorico, un modo di vivere orfico. Esisteva sicuramente un modo di vivere parmenideo, esistevano e così via. Peraltro, avevamo visto l'altra volta, ricapitolo ancora questo brevemente, dei contatti tra la sfera dello sciamanesimo e della sapienza magno-greca con l'Oriente estremo. Avevamo visto la figura di Abaris, questo scita sciamano, legato ad Apollo iperboreo, cioè l'Apollo, quell'Apollo che nel mito d'inverno va nel nord tra gli iperborei, questi iperborei che tendiamo ormai a identificare non tanto con il polo nord, ma con i mongoli, con la regione della Mongolia, dove c'erano popoli di arcieri, di sciamani. E c'è una testimonianza di un seguace di Pitagora, un neopitagorico, giamblico, che ci dice che Abaris, lo scita, venne guidato da una freccia d'oro dal paese degli Iperborei fino in Magna Grecia, dove incontrò Pitagora e riconobbe in Pitagora un'incarnazione di Apollo, ovvero sia un'incarnazione dello spirito apollineo. Questo Apollo, che nella visione dei neopitagorici sarebbe una divinità che guarisce gli esseri umani e che li porta alla conoscenza di sé. Ecco, questo, se noi riconnettiamo, teniamo conto che, ancora aggiungo, c'è stato uno studioso, mi riferisco agli studi classici, che si chiama Martin West, che una quarantina, forse più, anni fa scrisse un libro sulle relazioni tra l'antica Grecia e l'Oriente. Lui si soffermava soprattutto sull'Oriente, diciamo, mesopotamico, persiano, eccetera, eccetera. Però diceva una cosa interessante, diceva:
come, perché ci sono gli stessi contenuti in popoli così lontani e in Grecia, ad Delfi, nei centri ittiatici? E lui diceva che per via di questo che lui chiama sostrato sciamanico panasiatico, che io chiamerei eurasiatico, laddove lo sciamanesimo, che è trasversalmente presente in tutte le tradizioni, in tutte le culture, pensiamoci, cioè la figura dello sciamano è ovunque, lo sapete meglio di me, è inutile che io mi soffermi. Ecco, quindi esisteva una circolazione di esperienze sciamaniche, di esperienze meditative, che circolava tra Oriente e Occidente. Quindi non dobbiamo pensare a una distanza estrema tra le esperienze di incubazione nelle grotte, di respirazione diaframmatica, di silenzio meditativo, di digiuno e di anamnesi, cioè di memorazione di tutti gli eventi che ci accadono in un giorno, che poi va a traboccare nella esperienza di tutto quello che si è vissuto nelle vite precedenti in virtù della persistenza di un continuum di memoria, un continuum mnestico, che continua a incarnarsi di vita in vita e di morte in morte. Cioè, questo c'era nei pitagorici, ma questo c'è tra i tibetani, questo c'è tra gli yogin, questo c'è nell'Oriente. Ecco, allora teniamo presente che questo era un po' il contesto in cui si forma la sapienza legata allo sciamanesimo. Dallo sciamano si viene probabilmente a modulare poi la figura del sapiente, che aggiunge all'esperienza diretta di tipo sciamanico, di guarigione, aggiunge anche la riflessione, anche scritta poi, perché questo è tipico di Empedocle, di Parmenide, eccetera, sulle sue acquisizioni e anche sulla base teorica di ciò che va sperimentando nella pratica di tipo sciamanico. Ecco, questo è un punto importante. Quindi succede che con Empedocle, che sta ad Agrigento, che fu insieme varie cose, fu un poeta perché scrive frammenti veramente bellissimi in esametri, e in esametri scriveva anche Parmenide. Quindi la sapienza viene cantata, non viene parlata. Viene messa in versi, che sono gli stessi versi dei poemi omerici, che erano modulati secondo una certa cantilena, no? E quindi rasentavano una forma di canto particolare. Ecco, questo era un poeta, un poietes, ma era insieme anche quello che diciamo uno scienziato, perché Empedocle, con gli strumenti a sua disposizione, va a formulare una teoria della physis. La physis è quella che chiamiamo natura noi, però è la natura nel suo duplice aspetto, nella sua dimensione invisibile e visibile. In physis c'è la radice probabilmente di generare, quindi la physis è la matrice generativa di tutte le cose, che ha un volto nell'invisibile e uno nel visibile. Possiamo pensare in termini attuali all'ordine implicito e esplicito di cui parlano i fisici, tutto quello che vogliamo. Di fatto Empedocle creò sintetizzò, perché credo che fosse radicato in una tradizione più ampia, lui stesso si dichiara seguace di Pitagora. Ecco, comunque viene a formularci, a offrirci nei suoi frammenti scritti questa concezione di cui adesso vi parlerò attraverso le parole di Empedocle. Facciamo parlare lui e comunque toccheremo alcuni punti fondamentali, ovvero sia Empedocle che si dichiara portatore di poteri, tipici poteri sciamanici. Empedocle
che ci dice che non c'è né nascita né morte degli esseri. Empedocle che ci dice che all'origine è lo sfero, lo spairos, che è l'unità di tutte le cose. Empedocle che ci parla dei quattro elementi. Empedocle che ci dice come l'uno diventa i molti, quindi come dall'uno vengono fuori i molteplici, in virtù dell'azione di due forze fondamentali, che sono attrazione e repulsione. In termini empedoclei sono amore, filia, che sarebbe amicizia, detto anche Afrodite, e Neikos, che è contesa. E vedremo infine come egli credesse in una preesistente età dell'oro, dalla quale saremmo decaduti per il prevalere di contesa, quindi vorrebbe liberare il mondo da contesa e ricreare l'unità originaria armoniosa dello sfero, e ognuno nel corso della vita, nella visione empedoclea, è invitato a liberarsi progressivamente di contesa e a realizzare questo senso di unità interiore e con il cosmo, per addivenire a reincarnazioni sempre più evolute. Bene, allora iniziamo a leggere. Per esempio, Empedocle, che è una cosa interessante, scrive i suoi frammenti rivolgendosi al suo discepolo, quindi il suo iniziato, che si chiama Pausania. E vi leggo un frammento che dice: è cosa molto gradita agli spregevoli non prestare fede a chi eccelle, ma tu, si rivolge al suo discepolo, come reclama la fidata sapienza della nostra musa, conosci quando il senso ti viene spartito nelle viscere. Cioè, non siamo di fronte a una scrittura filosofica letteraria, ma siamo di fronte a una parola che è testimonianza scritta di un discorso comunicato da maestro a discepolo che deve spartirsi nelle viscere, cioè essere assimilato profondamente e diventare poi sostanza dell'individuo che lo riceve. Quindi è come se attraverso le parole iniziatiche e la frequentazione iniziatica del suo maestro Empedocle il discepolo diventasse esso stesso incarnazione sapienziale. Ovviamente tutto questo poi è stato spazzato via dall'affermarsi della filosofia e poi della filosofia intellettuale, da Aristotele in poi, anche se rimangono elementi sapienziali nella filosofia, ma questa lettura della sapienza greca e quindi dei nostri antenati, in termini sciamanici, questo tipo di lettura è stato obliterato poi da tutti gli studi accademici. Ci sono rarissime eccezioni. Perché? Perché riconoscere radici, un DNA culturale, spirituale del genere, implica riconoscere che noi abbiamo una potenzialità di trascendimento della nostra dimensione umana, troppo umana, e quindi indicare una via di realizzazione spirituale che non sempre è comoda a chi vuole addomesticare i popoli. Ecco, questo è importante. Allora vi leggo il frammento, quello focale, per rendersi conto di come Empedocle ad Agrigento nel V secolo a.C. si dichiarasse portatore, interprete, esponente di una tradizione di tipo sciamanico sapienziale, e ci dice: quanti sono i farmaci contro i mali e contro la vecchiaia tu apprenderai, perché per te solo io voglio completare tutti questi insegnamenti. E placherai la furia di venti infaticabili che, levandosi sulla terra, devastano i campi con le loro folate. E se lo desideri, a tua volta susciterai soffi benefici e dalla pioggia scura creerai siccità opportuna per gli umani, e dall'arsura estiva farai scaturire correnti che nutrono gli alberi e trarrai fuori dall'Ade il vigore di un uomo estinto. Queste sono le dichiarazioni di un guaritore, che dichiara peraltro di avere alcune capacità che possiamo sintetizzare nel creare farmaci contro le malattie
e la vecchiaia, quindi probabilmente farmaci in senso concreto, placare i venti oppure suscitare i venti, fermare le piogge o far venire le piogge e anche trarre dall'Ade il vigore di un uomo estinto, quindi entrare in contatto col mondo dei morti, che era una delle funzioni fondamentali dello sciamanesimo, e quindi ci sarà probabilmente un riferimento anche a quello che succedeva, che succede nella tradizione tibetana, ma non solo, dello sciamano, del meditante che entra in contatto con lo spirito del defunto, dell'oltrepassato, e lo guida nel viaggio verso la luce. Un altro testo da cui si capisce questa funzione di grande guaritore, grande, perché ci dice: o amici che dimorate sulla rocca sacra presso il biondo Acragante, al sommo della città, voi che coltivate opere eccellenti di governo, approdi venerabili per gli ospiti e siete ignari di malvagità, salve. Io tra di voi, non più mortale, quindi c'è riferimento alla realizzazione di un'immortalità che poi vedremo in cosa consiste, mi aggiro come Dio immortale, tra tutti onorato come si conviene, cinto di bende e corone fiorite. E tutti, uomini e donne, quando io giunga presso di loro nelle città fiorenti, mi venerano e mi seguono a migliaia per sapere quale sia il sentiero dell'acquisto. E gli uni hanno bisogno di vaticini, altri, da lungo tempo trafitti da aspri dolori, desiderano ascoltare responsi che sanano per malattie di ogni genere. Io ho visto un filmato di quando in un villaggio, non mi ricordo se in India o in Tibet, arriva il guaritore e arrivano a migliaia, vanno incontro, portano doni, ricevono vaticini. Ecco, questo dobbiamo pensare che c'è nelle nostre radici, nella nostra Magna Grecia. Ecco, poi vi vorrei leggere quei frammenti che spiegano l'immortalità di cui ci parla Empedocle. Lui dice, per esempio, mai un uomo sapiente avrebbe divinato nella sua mente che fino a quando vivono quella che dicono vita, fino ad allora essi sono e accanto a loro stanno miseria e felicità, mentre prima di essere foggiati come compagine mortale e dopo essere stati dissolti non sono nulla. Quindi per Empedocle esiste una persistenza di ciò che è la matrice generativa delle compagini mortali, cioè degli individui, che precede la nascita e va oltre la morte. E aggiunge ancora, ma essi, quando gli elementi, quindi terra, acqua, aria, fuoco, che lui chiama anche radici, vengono alla luce dell'etere, mescolandosi in forma di uomo o di animali selvaggi o di virgulti o di uccelli, questo dicono nascere, e quando si disgiungono, questo dicono destino infausto di morte. Non secondo giustizia attribuiscono nomi. Ma anch'io parlerò secondo l'uso comune. Cioè lui dice, io posso parlare di vita e di morte, ma non esistono. In realtà ci sono queste radici che si mescolano in forma di uomo o di animale o virgulto o uccello. Quando prendono forma lo chiamiamo nascere, quando si separano lo chiamiamo morire, ma essi non sono mortali e noi non siamo sostanziali, noi siamo manifestazioni di eterni che si articolano nel tempo e nello spazio, vedremo dopo, a causa dell'azione su di essi di due forze, amore, cioè unione, e separazione, repulsione, contesa. Aggiunge per chiarire ulteriormente, e altro ti dirò, non c'è nascita per nessuna delle cose mortali, né termine di morte le distrugge, ma soltanto mescolanza e separazione di elementi mescolati. Ecco, quindi lui sgombra, la vita è un'enorme rete, costituita un'enorme tavolozza, un enorme quadro, in cui le immagini sono composte dalla mescolanza e separazione degli elementi. Dalla mescolanza nascono i singoli individui, ma la sostanza è i quattro elementi.
gli individui sono, come dice anche ultimamente la fisica quantistica, in particolare Carlo Rovelli nel suo ultimo libro Helgoland, sono come nodi in una rete. L'individuo è inessenziale, l'essenziale, cioè l'essenza, sono per Empedocle i quattro elementi. Ecco, questi quattro elementi all'origine erano inclusi in quello che lui chiama sfero. L'immagine del principio come una grande sfera la troviamo anche in Parmenide, è anche archetipica. Di questo sfero vi dico cosa ci comunica Empedocle. Ci dice: là non si distinguono le membra rapide del sole, né la potenza irsuta della terra, né il mare. Così nel fitto mistero di armonia sta saldo lo sfero rotondo che gioisce di avvolgente solitudine. Quindi in origine, l'origine è questo sfero che è abitato dal mistero di armonia e intorno a sé non ha nulla. Non si distinguono le membra rapide del sole, e poi dice non c'è discordia nelle sue membra, non lotta che consuma, cioè è la dimensione originaria in cui non c'è contesa. Ma da ogni parte è uguale a se stesso e ovunque senza confini, lo sfero rotondo che gioisce di avvolgente solitudine. Nel tal suo dorso non si slanciano due braccia, non ha piedi, non agili ginocchia, ma era sfero ovunque identico a se stesso. E poi però cosa succede? Quindi all'inizio dobbiamo visualizzare lo sfero, che è il luogo in cui sono i quattro elementi o radici, terra, acqua, aria, fuoco, eterni, e sono governati da armonia e da amore. Questa è l'origine. Poi però cosa succede? Che in questa sfera originaria, armonica, governata da forza d'amore che tiene tutto coeso, gli elementi sono coesi, per questo non ci sono organismi individuali, entra dall'esterno, qui si è parlato di analogie tra Empedocle e lo zoroastrismo, cioè l'esistenza di un principio di bene e di amore, a cui si contrappone un principio di male, no? Aura Mazda e Angra Magno. Vabbè, comunque che sia, contesa arriva dall'esterno e infrange questa armonia unificante dello sfero. Infatti dice in un frammento: ma dopo che contesa strisciò possente nelle membra e salì agli onori al compiersi del tempo, si parla di cicli anche, che ad esse è assegnato a turno per ampio giuramento, cioè i cicli sono dominati da amore e da contesa. Quando contesa arriva, tutte fremevano l'una dopo l'altra le membra del Dio. Da questo fremito del Dio, da questa penetrazione di contesa nel regno unitario governato da amore che tiene tutto unito, nascono poi, per azione delle forze di attrazione e repulsione sui quattro elementi e dall'alchimia dei quattro elementi, tutti gli organismi, da prima in forme caotiche, e piano piano si vanno addensando in quello che noi conosciamo come mondo. Allora cosa succede? Che è bene vedere un attimo come parla degli elementi Empedocle. La cosa interessante è che degli elementi Empedocle fa anche delle figure delle divinità. Per esempio, in un frammento dice: apprendi da prima le quattro radici, in greco è rizomata, di tutte le cose. Zeus splendente, che è il fuoco, e Hera che dona la vita, Hera è l'aria, e Adoneo, che è Hades, che rappresenta la terra, e Nestis, che è l'acqua, che con le sue lacrime ricolma la fonte mortale. Quindi quattro elementi sono quattro dei. Ed è. Ecco, questa è la definizione che ci dà Empedocle dei quattro elementi. Poi
li paragona alla la loro combinazione, la paragona alla ai pittori che dipingono tavolette votive. Dice, come quando i pittori, è molto bello questo frammento, i pittori dipingono tavolette votive, ben esperti nell'arte, grazie al loro ingegno, attingendo con le mani tinte multicolori e mescolandole in armonia, un po' più dell'una, dell'altra un po' meno, e con queste preparano immagini simili a ogni cosa, creando alberi e uomini e donne e fiere, e uccelli e pesci che abitano nelle acque, e gli dèi dalla lunga vita massimamente onorati, così non prevalga nella tua mente l'errore che altra sia la fonte degli esseri mortali, quanti in numero immenso sono divenuti manifesti. Ma sappi chiaramente queste cose udendo la parola che viene dal Dio, cioè Empedocle attraverso di sé lascia parlare un Dio, Empedocle è in questo senso è Entheos, è ispirato divinamente, che dice che il mondo va paragonato a un enorme quadro, le cui immagini sono costituite dai quattro elementi, che sono come i colori composti sulla tela, e anche gli dèi sono fatti dai quattro elementi, e quindi c'è questa, il mondo è la manifestazione dello spazio-tempo di essenze immortali che si esprimono, si manifestano come mortali. Esiste quindi una dimensione assoluta, che è quella dei quattro elementi eterni unificati, e una dimensione relativa, che è il loro manifestarsi come mondo. Il nostro mondo è fatto di ciò. Vado avanti ancora un attimo a leggervi qualche testo. Abbiamo ancora qualche tempo, Nello? Sì, una decina di minuti facciamo. Una decina di minuti. Perfetto. Allora, arriviamo a quando Empedocle ci parla dell'età dell'oro. Queste sono un po' le basi teoretiche, visionarie, no? della sua sapienza. Adesso, Empedocle, tra l'altro ricordiamoci che Empedocle, ci dice il mito, sulla sua morte si raccontano due versioni. Una che compì un suicidio mistico, che per esempio nelle tradizioni religiose è sempre biasimato, ma nella tradizione sciamanica e alchemica no. E quindi non sorprende, dicono che si gettò nell'Etna per rientrare in contatto col grande uno, in quel caso con l'elemento fuoco. Un'altra versione dice che fu rapito tra gli dèi, cioè che si transumanò, ma non in senso di transumanesimo odierno, squallidissimo della specie di divinizzazione dell'uomo attraverso il potenziamento degli aspetti tecnologici applicati al corpo. No. Ecco, ci parla dell'età dell'oro, quindi Empedocle ci dice che esisteva un'età dell'oro che descrive in questo modo. Dice, e per loro non era Dio Ares, cioè il Dio della guerra, non Tumulto, non Zeus Re, non Cronos né Poseidon, cioè nessun Dio maschio, ma era Dea Afrodite Regina, Ciprite Regina. Ed essi la rendevano propizia con immagini venerande e animali dipinti e unguenti raffinati e sacrifici non di animali, perché come pitagorico era contrario ai sacrifici di animale ed era anche vegetariano, con immagini venerande e animali dipinti e unguenti raffinati e sacrifici di mirra pura e incenso odoroso, e spargendo al suolo libagioni di biondo miele. E il sangue puro dei tori non macchiava l'altare, ma per gli umani il più grande abominio era questo, cibarsi di nobili membra dopo averne strappato via la vita. Quindi era una civiltà pacifica, e dice, tutti erano dolci, docili e benevoli agli umani, fiere e uccelli, e risplendeva l'amore. Quindi era un'età originaria dell'amore che viene spezzata poi dal prevalere di contesa. E Empedocle stesso, io dico spesso scherzando che Empedocle è un po' maniaco depressivo, cioè un po' bipolare, da una parte ha questo senso della
divinità e divinizzazione, e d'altra parte ha una sorta di vena malinconica e distruggente per essere incarnato come essere umano, no? È molto autentico. Poi diceva giustamente, non mi ricordo chi, che l'anima, in termini junghiani, è sempre bipolare. Quindi rilassiamoci sulla bipolarità. Però Empedocle ha questo movimento nella sua opera. Insomma, a un certo punto lui si lamenta di avere a un certo punto delle sue incarnazioni seguito la via di contesa, e per questo si trova ad essere sballottato come una sorta di demone in balia degli elementi per avere confidato, ci dice, nella folle contesa. Quindi la via che ci indica Empedocle è quella di recuperare l'armonia originaria di tutto il mondo attraverso il superamento della dominazione di contesa e raggiungere la dimensione di pace interiore realizzando il proprio sfero interno attraverso anche qui la via pitagorica che prevedeva la conoscenza di sé, la realizzazione dell'unità interiore. Perché c'è stata una caduta dalla dimensione del contatto col divino alla dimensione incarnata. Ci sono alcuni frammenti che dicono da quale rango, da quale culmine di felicità giungemmo sotto quest'antro coperto, cioè il mondo. E dice, piansi e gemetti vedendo un luogo estraneo, è l'anima che si incarna e si trova estranea nel mondo. Terra che cinge i mortali, questo è il mondo, un certo elemento terra. Terra che cinge i mortali rivestendoli con una tunica di carni ad esse sconosciuta, eccetera, eccetera. Allora si tratta, sapienzialmente, sciamanicamente, misticamente, meditativamente, di risalire al contatto col divino, e ci sono alcuni frammenti in cui ci parla di incarnazioni progressive positive. Dice, per esempio, una bellissima: perché già una volta io fui fanciullo e fanciulla, e arbusto e uccello, e pesce muto che guizza fuori dal mare. E poi le progressive incarnazioni, tra le fiere diventano leoni che hanno la tana nelle montagne, e poi alla fine diventano veggenti e poeti e medici e capi per gli umani che abitano la terra. E da essi germogliano dei, cioè si ritorna dei, progressivamente spartiscono, focolare e mensa, con altri immortali, non partecipi delle sofferenze umane e indistruttibili. Questo è il percorso dello sciamano sapiente Empedocle, che ci conduce pitagoricamente, orficamente, a recuperare la nostra regalità e divinità originaria, che sicuramente va a coincidere a livello più alto con il recupero dentro di sé della dimensione dello sfero, quindi dell'armonia, della liberazione da contesa, in un mondo che per Empedocle è fatto di conoscenza. È un frammento bellissimo in cui, parlando della mente cosmica, dice: non sovrasta per testa d'uomo sulle membra, non piedi, non ginocchia agili, non testicoli villosi, ma solo una mente sacra e indicibile. Phren, mente, hierè, sacra e indicibile, athespatos, che con rapidi pensieri si slancia attraverso il cosmo. Questo, il mondo in cui siamo, è un mondo fatto di una mente cosmica. Gli elementi stessi, non dobbiamo pensare a una materia in senso cartesiano, no? Res cogitans, res extensa, ma è una materia più vicina a quella di cui ci parla la quantistica adesso, quindi energia e connessione, interazione. E questo è un po' il mondo di Empedocle, che è insieme capace di sciamanicamente far piovere, far smettere di piovere, eccetera, eccetera, e anche dare uno sguardo che connette a livello della sfera della coscienza e del pensiero le esperienze
di tipo mistico, meditativo, sciamanico, con una visione organica del cosmo. Io mi fermerei qua perché mi sembra abbastanza denso e poi più o meno ho sintetizzato il libro di cui parlava Nello all'inizio. Bellissimo, bellissimo Angelo, ci hai dato un sacco di elementi, un sacco di stimoli e di conoscenze ovviamente e di saggezze riportate da questi nostri antenati e da Empedocle soprattutto, ma da quel corpo di conoscenze che deriva da 2,5 millenni fa, insomma. E questo è bello, è ritornare alle nostre radici e è molto interessante perché ci dà anche un quadro così di rapporto con gli elementi che noi nelle pratiche sciamaniche lo facciamo spesso, ma è molto bella questa visione di vederli proprio come energie o addirittura, come l'hai associato te, alle divinità, come delle divinità che poi si manifestano nelle forme che conosciamo noi. Quindi ci hai dato un sacco di stimoli, però la cosa che più così almeno per me mi ha colpito, che oggi anche tra l'altro in questi giorni avevo un gruppo e abbiamo fatto un lavoro sulla creazione, sull'andare a conoscere il processo della creazione partendo dall'origine e tu ci parli dello sfero, ok? E quindi è importante nelle pratiche sciamaniche, io dico, avere una visione cosmica, avere una cosmologia, cioè capire la provenienza del mondo in cui noi siamo, che trascende quello che conosciamo, che possiamo conoscere in maniera, come dicevi, te cartesiana. E quindi questo sapere che è nella mente sacra, indicibile, è, diciamo, forse quello che noi possiamo in maniera, con il nostro linguaggio, chiamare e attingere a queste conoscenze, diciamo, al di fuori dello spazio e del tempo, in cui ci possiamo entrare attraverso il viaggio sciamanico. E quindi quello che, così, l'idea per questa sera era quella di andare conoscere, ad assistere a un processo di creazione secondo quello che tu ci hai illustrato, quindi secondo lo sfero che è l'aspetto unitario, il globo originale dove appunto c'è il tutto, ma nello stesso momento c'è anche il vuoto, c'è il niente, perché non c'è nessuna forma di materialità all'inizio, questo uno che è anche zero. E anche quello, anche qui è importantissimo quello che dici te, la natura del cosmo che viene appunto generata da queste due forze quasi antagoniste, ma forse complementari, amore e contesa. Queste due forze le dobbiamo conoscere come sciamani e dobbiamo ovviamente sempre decidere quale di queste due forze cavalcare, insomma. In quello che parla Empedocle è bellissimo il fatto che lui parla di questa età dell'oro dove c'è questo elemento unitario, dove c'è solo amore e non c'è contesa. Quindi diciamo che è come avere, tu ci hai illustrato proprio ci hai dato anche delle fondamenta in termini della conoscenza classica di quelle che sono, diciamo, le basi del cosmo in cui noi siamo, in cui noi operiamo. Il cosmo, ripeto, non è quello visibile, cioè non è solo quello visibile, anzi quello è una conseguenza del vero cosmo che parte dall'invisibile, che parte dallo sfero, dal vuoto, dall'uno, dall'unità. E quindi noi dobbiamo avere questa visione qua, che non è scientifica, che non è
come dire, supportata da che non è conoscibile semplicemente attraverso la materia. E quindi il viaggio sciamanico è perfetto per fare questo, e quello che vi propongo, magari tu puoi aggiungere poi qualcosa, Angelo, è quello di andare ad assistere quello che dicevi, le parole che si spartiscono nelle viscere, cioè andare a vivere piuttosto, più che a vivere, a sperimentare questo sfero. E nello stesso momento noi come praticanti sciamanici dobbiamo conoscere tutte le forze, quindi dobbiamo conoscere la forza dell'amore, dobbiamo conoscere anche la forza di contesa, quindi della forza che porta disarmonia, e quindi andare a vedere anche la creazione, quindi partire dallo sfero, partire dall'amore, dai quattro elementi che sono uno, un elemento unico, unitario, e attraverso questa, come dire, iniezione di contesa, di disarmonia, che si mescolano tutti gli elementi e viene generato il mondo che conosciamo noi. Quindi quello che vi propongo è andare ad assistere, partendo dallo sfero, alla creazione del mondo che conosciamo, e sapendo ovviamente che, come dicevi te, Angelo, questo fa parte probabilmente di un movimento ciclico, e che quindi quindi quando parliamo dell'età dell'oro parliamo del passato, ma il passato, il presente e il futuro sono solo categorie umane. In realtà ci sono dei cicli, che si ripetono che in maniera simile, ma mai gli stessi. E quindi magari una età dell'oro la possiamo anche rivivere, o capire come la nostra età farla convergere verso una nuova età dell'oro, e quindi un nuovo ciclo, perché quello credo che anche Empedocle in qualche modo comunicava, proprio questa possibile evoluzione. Forse lui aveva una visione ancora, ma no, non più di tanto antropocentrica, ma questa evoluzione che comprende non solo gli esseri umani, ma tutti gli esseri, senza una scala vera e propria, ma piuttosto come una ciclicità che si ripete nell'infinito. Ecco. Non so, Angelo. Mi sembra hai fatto una sintesi perfetta, Nello. Mi sembra un'idea ottimissima. Ecco, quindi fare questo viaggio. Ecco, allora io quello che vi propongo è partire però dal vuoto, dal zero, quindi partire da un processo di smembramento che può essere fatto in maniera semplice, chiedendo ai vostri animali di potere o maestri di togliere qualunque cosa che vi tenga separati dalla forma immateriale, quindi che vi tiene separati dalla vostra essenza, quel continuum che anche tu citavi attraverso Empedocle, quella forma che c'è prima della nostra nascita, prima della materializzazione, e che si conserva dopo, diciamo, la dissoluzione degli elementi. Quindi chiedere appunto di entrare in questo stato di connessione con questa nostra parte, chiamiamola immortale, anima, e quindi chiedere ai nostri alleati che ci tolgano tutte quelle parti materiali che ci tengono separati dalla nostra anima, dalla nostra unità. E una volta che abbiamo fatto questo processo di smembramento, che può essere semplicemente, un vento che scioglie un processo di dissoluzione, di scioglimento, di frammentazione della propria parte corporea, e da lì intendere di entrare nello sfero, e entrando nello sfero poi magari
sperimentare. Adesso se io sto facendo un viaggio, ma poi ognuno di voi avrà i suoi tempi, sperimentare questo senso di unità e nello stesso momento sperimentare anche l'atto della creazione materiale, che è l'intrusione della contesa, quindi di questa forza disarmonica, e vedere da queste due forze cosa nasce e vedere il mondo, diciamo, che in cui noi probabilmente siamo. Ecco, quindi avere una conoscenza diretta dello sfero, dell'unità, dell'interferenza, chiamiamola così, della contesa, della separazione, e da lì stare, diciamo, entrare nel mondo che conosciamo, ma essere consapevoli anche in questo mondo qua, nella nostra sfera materiale, di quello che siamo, quindi questa parte di amore e anche questa parte di contesa. Ecco, è importante avere una visione diretta di questo, quindi sperimentarlo direttamente, è il modo più semplice, il viaggio sciamanico. Spero di essere stato abbastanza così chiaro. Chi ha fatto qualche lavoro con noi sa perfettamente cosa intendo per lo smembramento, quindi una dissoluzione della nostra parte materiale, e individuale, personale, egoica, e da lì partire e entrare nello sfero, nell'uno, e da lì assistere alla creazione. E dopo, magari, se volete, potete scrivere la vostra storia della creazione in questo modo. E questo è. Spero, se c'è qualche cosa, ci potete mandare dei messaggi in chat. E nel frattempo, magari, preparatevi, ci sarà un suono del tamburo in sottofondo. Faremo un viaggio, insomma, più che sufficiente, di un 15-20 minuti, e poi alla fine magari la cosa anche molto bella sarà quella, che per chi vuole ovviamente, di condividere queste esperienze, questa conoscenza delle viscere che sarà entrata dentro di voi. Ecco, questo è quanto. Non ci sono messaggi in chat, allora direi che preparatevi, ok? Gli elementi, direi, magari ve li ripeto prima di iniziare il viaggio, ancora una volta, e rimanete rilassati, e lo scopo è quello di assistere alla creazione del mondo che conosciamo noi da questa visione cosmica, dove è presente amore all'interno dello sfero e questa, diciamo, unione in qualche modo con contesa, che è l'elemento dissolutorio. E anche, tra l'altro, se volete, come conseguenza, potreste anche sperimentare i quattro elementi nella loro forma immateriale. Molto interessante questo concetto. Terra, acqua, aria, fuoco nella loro forma immateriale. Pensate bene che implicazioni ha una cosa del genere. Ok? Allora, io preparo il tamburo. Rilassatevi. Magari regolatevi un attimo i volumi. È meglio se avete una cuffia, se avete cuffia, che è molto più facile, il suono del tamburo entra più in profondità con le cuffie. E vediamo, intanto lo avvio, regolatevi. Adesso, attenzione, lo tolgo. E quindi l'intenzione è quella di chiedere ai vostri alleati, animali di potere, maestri, uno smembramento, uno scioglimento della vostra forma corporea, e in questa forma probabilmente sarete già all'interno dello sfero e assistere al momento della creazione. Potete
anche sperimentare i quattro elementi nella loro forma immateriale e assistere alla creazione attraverso, diciamo, l'unione, se possiamo chiamarla, la presenza contemporanea, diciamo così, delle due forze che regolano il cosmo, amore e contesa. E assistete a tutto questo. E buon viaggio.